Buongiorno, buon lunedì 15 aprile. Buongiorno Francesca, Silvia, ti vedo in esterna se non sbaglio. Elisabetta, Katia, buongiorno. Ciao Chiara, Elena, vedo dai sorrisi che mi sentite. È sempre un piccolo test per iniziare e vedere se tutto va bene. Allora, benvenuti in questo Miracle Monday, benvenuti lunedì mattina, pronti per iniziare una nuova settimana, settimana di aprile e come sempre pronti insieme, per iniziare insieme. Allora, come ogni lunedì, il primo messaggio che vogliamo dare a noi stessi e all'universo che ci circonda è che siamo pronti a partire da adesso. Quindi quello che voglio fare con voi è fare un piccolo esercizio che ci permetta di portare l'attenzione e ci permetta di portare l'energia sul momento presente. Quindi ci mettiamo in posizione di meditazione, gambe incrociate oppure parallele se siete seduti su una sedia, quindi anche parallele con i piedi che toccano il pavimento e si radicano bene al pavimento. Le mani si rilassano sulle gambe, sulle ginocchia. Stacchiamo la schiena dal supporto, quindi e così la schiena si allunga, quindi allunghiamo bene la schiena, sentite come vi sostiene la schiena, e però rilassiamo il resto del corpo, quindi rilassiamo le spalle, rilassiamo le braccia, rilassiamo il viso, i muscoli del viso, le dita, le anche, e piano piano chiudiamo gli occhi. Facciamo qualche respiro profondo. Lungo, profondo, pieno, sentiamo proprio il petto che si apre, ricordiamoci la schiena che rimane allungata, stabile. Ci mettiamo in questa posizione dove le spalle sono aperte, quindi fate caso alle scapole. Le scapole quasi come se volessero toccarsi, in modo che le spalle siano aperte, in segno di apertura e di accoglienza a questa nuova settimana, a questo nuovo ciclo di vita. Espiriamo adesso lentamente, nel senso che torniamo al ritmo naturale del respiro. Ogni pensiero che vi viene in mente cercate di farlo transitare senza attaccamento, senza rimanere intrappolati nel pensiero, perché in questo momento noi ci stiamo concentrando sul radicamento al presente. Siamo qui, quindi siete concentrati sulla mia voce, sul vostro corpo, sull'apertura. E siamo completamente presenti alle sensazioni. Un ultimo focus alla nostra postura, che sia una postura di apertura verso il mondo, verso la vita, e quando siamo pronti, torniamo nel nostro meeting. Lasciate pure che il corpo si rilassi, che vi parli. Questo è proprio il primo passo del nostro ciclo, della nostra settimana, il primo passo di prontezza, il primo passo di apertura. Proprio di prontezza e di apertura vi voglio parlare oggi perché è un
È vero che le circostanze hanno un impatto su come iniziamo una settimana, su come va una giornata, su come va un periodo, quindi è innegabile che la vita vada su, vada giù, ci siano periodi un po' più pesanti, un po' più leggeri e semplici, però noi abbiamo un grande potere, anche una grande responsabilità nei confronti di noi stessi. Sul senso di prontezza, sui messaggi che ci mandiamo. Il lunedì mattina, ad esempio, voi siete qui, tanti volti in videocamera sono persone che seguono questo rituale da tantissimo tempo, poi ci sono volti nuovi e so per certo, quindi fatemi sì con la testa se siete d'accordo, che il lunedì quando iniziate alle 6 la giornata va diversamente quando fate questo rituale. Esatto, vedo i sì in questo momento. Perché questo? Perché il senso, il messaggio che noi diamo nella scelta consapevole, deliberata nostra, di iniziare in modo proattivo ha un impatto, perché ti dà potere. Questo l'abbiamo già detto tantissime volte. Quali altre cose ci danno potere quando è un periodo più sgonfio? Quando magari dobbiamo affrontare un periodo lavorativo pesante, chi fa magari chi lavora da un commercialista o è commercialista nella chiusura dei bilanci, periodi molto intensi, molto forti. Ecco, il senso di prontezza, noi al mattino, quei primi 30 minuti, dico il mattino per tanti motivi, ma principalmente perché è l'unico momento dove possiamo ritagliare deliberatamente più tempo, perché basta svegliarsi un po' prima. Quindi posso comprare tempo gratuitamente dalla mia giornata e posso decidere che quei 30 minuti siano un messaggio forte a me stessa, a me stesso, per iniziare in un certo tono. Prepararsi, questo smart working che ci logora, tutti in tuta, tutto il giorno. No, preparati bene. Preparati con cura, datti un tono, preparati qualcosa di nutriente perché hai bisogno di nutrirti. Nutri la mente, non il giornale con le notizie. Prendi una pagina di un libro. Ma sapete che in un periodo difficile questo costa uno sforzo immenso? Perché nel periodo difficile tendiamo ad essere molto reattivi e dire arranco affinché finisca. Basta che finisca. È lì che quando noi diciamo basta che finisca questa cosa, possiamo riguadagnare un senso di essere al timone e non essere in balia di, ma essere al timone di. Questo è un contraccolpo che diamo alla vita, soprattutto in tutte quelle difficoltà lavorative. Diciamo che sulle difficoltà più emotive è un po' più complesso, ok? Relazionali, perché è un po' più profondo, ma nelle difficoltà, le fatiche lavorative, magari un insuccesso, magari vogliamo performare in un certo modo, è inutile che diciamo, ah, non vedo l'ora che finisca, quando finirà allora? No, è quello il momento in cui noi possiamo dare un messaggio di prontezza, qualunque esso sia. Il messaggio di prontezza è una nostra prerogativa, una nostra responsabilità, fa tutta la differenza. Preparati in un certo modo, preparati una certa colazione, datti importanza, datti tono. Tu sei importante. Se non ti tratti tu con importanza, come puoi pensare che siano gli altri dalle 9 del mattino quando inizi a interagire che lo fanno? Se non sei tu la prima persona che si prende sul serio, che dice, perché per fare cose straordinarie, qui ci sono, siamo in 660 persone live in questo momento, due o tre persone ambiziose con voglia di fare ci sono certa che ci sono. Questo è il mio messaggio di oggi. Ambizione non è qualcosa di sbagliato. Se avete voglia di performare, di fare bene in qualunque ruolo lavorativo, nella coppia, come amico, come persona, diamoci rispetto. Siamo noi e coi primi 30 minuti della giornata, settiamo il tono.
Magari uno fa una fatica immensa a alzarsi dal letto, però quella fatica di prepararsi in un certo modo, di darsi una pacca sulla spalla in un certo modo, fa la differenza. È un effetto super additivo, non è proporzionale. Nel senso che fare quella piccola cosa mi dà un ritorno così, invece che fare quella piccola cosa mi dà un ritorno così. Quindi, un controcorrente, mi sento giù. Certo, ascoltati, certo, accogliti, ma una volta che ti sei ascoltato e accolto, non entrare nel vittimismo. Puoi dire, ok, io cosa posso fare? Cosa può darmi un tono? Questo si espande in ho un meeting importante, come sono vestito conta, perché mi dà un messaggio, non tanto per gli altri, ma come io mi sento, come è la mia postura. Questi sono tutti i messaggi che mi do. Quindi, se devo affrontare una giornata difficile, pesante, il doppio devo prepararmi con tono. Prepararmi è a 360 gradi. Adesso sto parlando di insomma, self-care base, di base, ma il modo in cui scelgo i miei abiti, il modo in cui mi preparo quella mattina, mi leggo una pagina. Provateci, non ho tempo, no, una pagina ce l'avete tutti, prendete un libro di saggistica, non di, insomma, non romanzo, al mattino vi leggete una pagina, ok? E questo fa la differenza, non un capitolo, un libro intero, un'ora e mezza di morning routine. E voi avete vinto la giornata rispetto alla maggior parte delle persone là fuori, che sono investiti dalla giornata. Motivo per cui io faccio il Miracle Monday, perché il Monday, per definizione, soprattutto qui in Europa, che siamo dei gran festaioli, il Monday è una giornata da, ah, è già lunedì, come faccio? Ah, settimana. E capisco, il weekend divertitevi, fate, ma il lunedì è un'altra opportunità per vivere la vostra vita, costruite la sta vita che vi piace un pochino. E questo è una corresponsabilità. Poi non tutto è nel nostro controllo, ci sono delle cose che non ci piacciono, dei lavori che non ci piacciono, dei capi che non ci piacciono, li cambieremo quando riusciremo, come riusciremo, ma il primo passo parte da noi. E quindi quando vi sentite sgonfi è il momento di essere voi a rigonfiarvi un pochino, ce l'abbiamo ancora questo potere e fa la differenza. Quindi vi lascio al Miracle Monday oggi con qualcosa un pochino più motivazionale americano, però c'è anche questa parte, non è che ve lo dico così, perché comunque anche parte della mia cultura viene da quella parte e io apprezzo il senso di responsabilità che dall'altra parte dell'oceano hanno, nonostante magari ci siano delle esagerazioni che riconosco e culturalmente siamo diversi e noi abbiamo magari delle sfumature diverse, però sicuramente vai in uno Starbucks al mattino di là e la persona dall'altra parte ha un bel sorriso, si è preparata, voi dite, ma per servire del latte? Sì, magari si è fatta le affermazioni allo specchio perché vuole dare il meglio, esagerato. Ognuno di noi lo giudichi come vuole, ma un pizzichino glielo copiamo, perché male non fa. Quindi, con questa energia, ci prendiamo il nostro supporto di scrittura, che sia digitale, che sia un quadernino scritto, e scriviamo un obiettivo di questa settimana. Settimana 15 aprile, come la inizio? Cosa faccio? Come mi oppongo? Qual è quella cosa che questa settimana mi porto avanti? Faccio pacca su me stessa, mi faccio la promessa di portare avanti. Quindi un obiettivo per la settimana del 15 aprile. E me lo scrivo anch'io qui. Vi lascio qualche minuto.
questo obiettivo è un'opportunità di allenamento, non è una misura di valore. È un'opportunità di dimostrare a noi stessi che se io mi prometto qualcosa posso stare a questa promessa, perché se c'è una persona di cui ci dobbiamo fidare siamo noi stessi. Quindi ogni lunedì noi ci alleniamo a settare una cosa e a trovare delle strategie per riuscire a portarla avanti. Perché se io imparo a fidarmi di me, che non significa la perfezione, ci saranno quegli obiettivi che non porterò a termine per tutti, anche per le persone più disciplinate al mondo. Però se riesco a iniziare a fidarmi di me, inizio a dire questa cosa la faccio, inizio a dimensionarla per essere in grado di farla, inizio a fidarmi di me, cambia tutto. Molti qui abbiamo perso la fiducia in noi stessi, perché mi sono detta tante cose, quelle cose non le ho portate avanti. Ed è come un amico che ti tradisce, che ti dice A e poi fa B. Quindi noi dobbiamo imparare ad allenare questa cosa. Quindi ogni mattina rileggetevelo questo obiettivo e ricordatevi la sensazione del lunedì mattina. È fondamentale imparare a darsi la parola. E quando, per esempio, dico ok, questo forse è troppo per me, questo obiettivo, anche a revisionarlo e ridarsi un'altra parola, non metterlo sotto il tappeto. E ho detto che faccio questa cosa qua, la faccio a metà, ma la faccio, mi sono revisionata, ho avuto una discussione, un compromesso con me stessa, con me stesso. Pensiamo quindi a un'azione già da fare oggi che ci porta al nostro obiettivo. Quindi, obiettivo l'ho definito. Che azione me lo attiva? Un'azione di pianificazione, un'azione pratica nel mio obiettivo, una parte dell'obiettivo che porto avanti già oggi. Già oggi lo inglobo nella mia vita, nella mia realtà quotidianità. Per iniziare come sempre al meglio, per iniziare con prontezza, per darci quel messaggio, cosa c'è di meglio di un 5 virtuale che ci scambiamo? Ecco, vi vedo già pronti per darci la promessa questa settimana. Quindi al mio 3, che abbiate la videocamera oppure no, vi voglio vedere così e ci scambiamo un 5 virtuale per darci proprio la motivazione, la forza per iniziare la settimana insieme. Vedete quanti siamo? Al mio 3. 1, 2, 3, eccoli che li vedo, questi 5 grandi, l'ho sentito tutto il vostro 5, spero abbiate sentito il mio, vedo i sorrisi, vedo la voglia di iniziare, stamattina ci siamo caricati, ci siamo preparati, vedo proprio questa energia. Ragazzi, siamo a 700 qui, ricordiamoci quando arriva la persona negativa, ma è già lunedì, tu dici, vabbè, dai, passiamo, dai, stamattina io ho avuto altre 700 persone con un altro tipo di energia. Quindi io vi ringrazio per le vostre videocamere accese, per la vostra partecipazione, per le vostre vibrazioni, per i sorrisi. Ogni settimana conta, anche questa che inizia il 15 aprile, ogni giorno conta, anche oggi, ogni ora conta, iniziamo a prepararci in un certo modo oggi. Vi auguro una splendida settimana, ricordatevi l'obiettivo e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 6. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao, a presto!